a tutti da Pietro Alias Peterduck, benvenuti in questa nuova puntata della nostra rubrica Pianeta Vlog. Siamo alla puntata numero 122. Inizierei subito con le notizie che hanno caratterizzato questa settimana, perché oggi sono di corsissima, c'è l'evento Honor e appunto sono abbastanza in ritardo. Iniziamo parlando di LG G6, che si fa vedere in nuove immagini, dove si vede una scocca in metallo e una cornice attorno ai display molto molto sottile. Devo dire che dalle prime impressioni sembra veramente un dispositivo molto interessante. Meno interessante forse il comparto hardware, perché si parla di uno Snapdragon 821 e non del nuovo 835. Magari come prestazioni alla fine non cambierà moltissimo, però diciamo che vi farà strizzare un po' il naso questa cosa, quando vi dico appunto che questa scelta pare sia stata fatta perché Samsung ha ordinato praticamente tutti gli 835 per metterli nei suoi S8. Quindi LG ha dovuto fare una scelta un po' forzata, però LG forse integrerà da subito il Google Assistant, che è veramente molto interessante e abbiamo visto sui Pixel. Parliamo adesso di Motorola, o meglio di Lenovo. Moto G5 Plus si mostra nei primi render, in realtà si è mostrato anche il G5 standard, ma è praticamente identico al Plus. Esteticamente è stato migliorato molto. Sul retro c'è la lente circolare che tiene la fotocamera come nei Moto Z, e nella parte anteriore viene finalmente ridisegnato quello che è il lettore delle impronte digitali, che quadrato non si poteva vedere in un prodotto con linee rotondeggianti. Per quanto riguarda l'hardware, si parla di un 5.5 pollici Full HD, quindi come il modello attualmente in commercio, Snapdragon 625 octa-core, Adreno 506, 32 GB di memoria interna espandibili con 4 GB di RAM, 13 megapixel sul retro, 5 megapixel davanti, 3100 mAh e Android 7.0 Nougat da subito. Quindi un prodotto che secondo me avrà molto da dire. Parliamo del sito di Huawei, abbiamo diverse notizie per quanto riguarda questo brand. La prima su tutte è l'arrivo in Italia del Huawei P8 Lite 2017. Ve l'ho mostrato nella nostra anteprima, eccolo qui, lo sto testando in questi giorni e proprio tra poco arriverà la recensione completa. È un prodotto che arriva a 249 euro, e diciamo non sto qui a dirvi tutta la scheda tecnica, perché appunto vi ho fatto l'unboxing, ve lo lascio qui sopra. Secondo me ha un suo senso, anche se sotto un certo aspetto va a contrastare il P9 Lite. Per il resto dobbiamo anche dire che Huawei ci ha confermato l'arrivo del Mate 9 Pro al febbraio in Italia, quindi veramente un prodotto molto interessante, perché rispetto al Mate 9 porta praticamente lo stesso hardware, ma in un concetto di design migliorato, con il display leggermente Edge. Poi Huawei Watch 2 dovrebbe essere presentato direttamente al Mobile World Congress di Barcellona, non vedo l'ora. Anche questo, io ho il primo modello e lo tengo sempre qui, adesso vi farò vedere perché non lo ho al polso quando risponderò alle domande. E si parla di un modello con integrata la possibilità di avere l'LTE, e quindi che può lavorare in singolo in maniera migliorata. Huawei P10 si mostra in alcune nuove foto, in alcune nuove colorazioni, in verde e in viola, confermato il lettore delle impronte digitali davanti. Esteticamente è bellissimo, io già amavo molto il P9, qui con l'introduzione del tasto frontale, che spero sia un tasto smart, veramente Huawei potrebbe fare benissimo. Si era parlato di prezzi folli di 800-900 euro, ma in realtà dovrebbe essere una bufola, dovremmo essere sulle 699, 749, quindi in linea con gli altri top di gamma. È ovvio, siamo un po' più su rispetto a come abbiamo conosciuto il brand Huawei, però diciamo all'inizio si sono voluti affermare e adesso appunto portano i loro prodotti con i prezzi allineati agli altri. Parliamo di Xiaomi, prima di tutto Ugo Barra, ovvero la persona che era a capo a Xiaomi fino a qualche giorno fa, ex Google, ha lasciato per passare a Facebook ed andare a migliorare la realtà virtuale. È un peccato perché Ugo Barra stava facendo veramente molto bene, vedremo poi chi prenderà il suo posto. È un peccato anche perché a questo punto un po' si vanno a sgretolare le possibilità che Xiaomi arrivi in Europa. Intanto poi c'è una certificazione di Xiaomi Mi 5C, si parlava di un 4.7 pollici, in realtà è stato certificato un 5.5, Full HD da 2.5D per quanto riguarda il vetro. Peccato, lo avrei preferito più diciamo piccolo, però non è detto che sia l'unica variante e non è detto che siano confermate queste caratteristiche. Processore octa-core da 2.2 GHz proprietario, quindi per la prima volta per Xiaomi, o almeno a memoria che io ricordi. 3 GB di RAM, NFC, 12 megapixel sul retro, 8 nella parte anteriore, Android Marshmallow con MIUI 8, peccato che non ci sia subito Nougat, ma ancora una volta vi dico che non è ufficiale questa scheda tecnica, è un dispositivo che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Mi 6, si è parlato di un prodotto che arriverà con il processore Snapdragon 835, però al momento non si hanno informazioni ufficiali per quanto riguarda l'arrivo appunto sul mercato, e soprattutto Xiaomi ha dichiarato che non ci sarà al Mobile World Congress di Barcellona 2017, dove appunto
appunto l'anno scorso è stato presentato il Mi 5. Peccato. Parliamo velocemente di ZTE perché purtroppo è slittato l'aggiornamento a Nougat di Axon 7. Si parla di diversi mesi di differenza rispetto a quello che era stato detto per dei problemi che stanno sistemando. Per quanto riguarda HTC One A9 invece in Italia riceve Nougat, quindi ottime notizie per tutti coloro che sono interessati a comprarlo, dato che il prezzo adesso è molto competitivo, e per tutti coloro che invece lo hanno. E HTC ha anche confermato che non arriveranno in tempi brevi smartphone con processore 835 di Qualcomm e soprattutto smartwatch di cui tanto si è parlato ultimamente, ma pare appunto non arriverà. Con le notizie siamo giunti al termine, andiamo adesso a rispondere alle domande. Diego Mara: quando proverai Meizu M5 e M5 Note? Spero molto presto, ma purtroppo al momento l'ufficio stampa di Meizu pare non ne averne. Luca Bastianello: sapresti consigliare un sito affidabile in Italia da cui comprare i prodotti Chewy? Allora, non saprei dirti, l'unico forse è Gearbest, che ha anche aperto il suo store in Italia. Sto provando un Chewy Lapbook 15.6, però mi sta dando diversi problemi, mi crasha sempre Windows e non capisco il perché. O meglio, ho registrato la recensione, nei primi giorni non mi è crashata e adesso invece mi sta crashando sempre, quindi ho deciso al momento di non pubblicare la recensione e sto provando a fare un reset completo. Carmine Borriello: Pietro, mi sapresti dire quanto tempo ci mette arrivare OnePlus 3T dal sito ufficiale? Mi conviene acquistarlo o meglio aspettare Mobile World Congress? PS, non voglio spendere più di 450-500 euro. Allora, se lo vuoi acquistare è questo il momento. Aspettare Mobile World Congress non lo so, perché in realtà se non vuoi spendere più di quella cifra non credo arriveranno prodotti dedicati a quello, perché ci sarà sì il P10, ci sarà il G5, però difficilmente vedremo prodotti interessanti su quella fascia di prezzo, o meglio interessanti come il 3T. Tra l'altro il 3T 64 giga in questo momento è disponibile con spedizione in 24 ore, quindi assolutamente ti arriva entro 2-3 giorni dal suo ordine. Leonardo Rinaldo Bettarini gli risponde: OnePlus 3T è sicuramente uno dei migliori telefoni da rapporto qualità-prezzo, se no puoi tenere in considerazione anche P9 e Honor 8. Assolutamente sì, però OnePlus 3T ha qualcosa in più per quanto riguarda l'hardware e soprattutto è un po' più stock e gira meglio. In generale quasi tutti i top di gamma del 2016, dato che il prezzo online è calato parecchio. Secondo me non ti conviene aspettare, dato che non credo siano grosse rivelazioni sulla fascia di prezzo che hai detto tu, infatti abbiamo detto la stessa cosa. Salto un po' il commento, praticamente abbiamo detto le stesse cose. Carmelo si chiama solo così: ciao Pietro, cosa mi consiglieresti tra Lico Cool 1, Xiaomi Redmi 4 Pro e M5 Note di Meizu? Allora, il Lico, quel modello lì non l'ho provato, però l'ho visto da diversi amici, è interessante, però non mi ha fatto scattare la scintilla. Per quanto riguarda il Meizu, sono sempre un po' restio sui Meizu, perché ultimamente per il discorso notifiche soprattutto non mi stanno convincendo molto, perché sono praticamente tutti uguali. Per quanto riguarda lo Xiaomi, assolutamente il Redmi 4 Pro Best Buy, dico di comprarlo, anche perché c'è anche la Room Global, lo trovi su honorbuy.it, con spedizione dall'Italia, con garanzia dall'Italia, senza dogana, quindi assolutamente Best Buy. Boris De Ruggeri: ciao Pietro, grazie per il consiglio, prenderò il Redmi 4 Pro su Honorbuy, poi sai dirmi quando arriverà 7.0 su P9 Plus, parliamo di Android ovviamente, avevo saltato la parola. Arriverà entro il 10 di febbraio, questo è quello che dicono, per il P9 è già arrivato, quindi è solo questione di settimane. Giame YouTube, credo: ciao Pietro, ti vorrei chiedere se mi consigli un Honor 8 o un G5 G5 SE, mi interessa un'ottima fotocamera, un bel design, una costruzione ottima e delle prestazioni al top. Diciamo che per quello che mi hai chiesto, forse il migliore è l'Honor 8, non che il G5 e il G5 SE non siano ottimi prodotti, il G5 SE tra l'altro è migliorato molto per quanto riguarda la batteria, però ha un hardware leggermente minore. Però diciamo, se punti G5 G5 SE sicuramente hai qualcosa in più in fotocamera e sei lì con le prestazioni rispetto all'Honor 8. Entrambi hanno ricevuto Nougat, ma l'Honor 8 dalla sua ha una batteria migliore, un'estetica migliore, una costruzione migliore, quindi secondo me l'equilibrio lo troveresti più con l'Honor 8. Perso da due mondi Redfield: anche io sto aspettando che arrivi il Kingwear KW88 e mi è arrivato, eccolo qui al mio polso, lo sto testando da 3-4 giorni, vi do le prime impressioni, ecco perché non avevo il Huawei Watch. È veramente molto molto bello, nel senso che il software si riesce a gestire in maniera semplice grazie appunto all'interfaccia che è stata un po' ridisegnata. Il display è AMOLED, i colori sono veramente molto molto ben accentuati. Ho trovato delle piccolezze che non mi sono piaciute, ovvero non si possono effettuare chiamate dallo smartwatch, non si può rispondere alle chiamate dallo smartwatch, perché questo si può fare solamente se abbiamo una SIM al suo interno. Quando abbiamo notifiche noi giriamo il polso, adesso scusate ma io
non troverò mai, si accende diciamo questo orologio che non è quello che io ho nella skin, e però non ci mostra se abbiamo notifiche. Questa è una cosa abbastanza strana. Queste altre cose ve le dirò nella recensione, però per il resto devo dire che è veramente molto bello al polso, molto sportivo. Vedremo poi nei prossimi giorni, in questa settimana che arriverà sicuramente lo andrò a recensire. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Come sempre, se avete domande vi aspetto nei commenti di questo video, e anzi vi invito a fare domande, perché grazie a voi soprattutto questa rubrica continua ad andare avanti, perché senza le domande sarebbe solamente una cosa da una parte con un filtro in mezzo. Invece a me piace creare una sorta di dibattito, non solo domande, anche considerazioni su quello che abbiamo affrontato, consigli su nuove cose di cui parlare nel pianeta vlog, insomma un po' di tutto. Vorrei farlo diventare una chiacchierata che facciamo ogni sabato mattina alle 9. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Per il momento è tutto, un saluto a tutti da Pietro Aliaspitalio per pianetasolare.it. Ciao!